Le fotografie raccontano storie, ma delle volte anche degli orrori o tragedie. Quindi preparatevi, perché oggi su WatchMojo Italia sveleremo la nostra top 10 foto apparentemente normali con retroscena terrificanti. Per questa lista una carrellata di foto tranquille, ma proprio nulla di che però nascondono segreti, storie e misteri da far accapponare la pelle. Numero 10, Christopher McCandless. La vita del baldo giovane nella foto è stata portata al cinema da Sean Penn ed Emil Hirsch nel film Into the Wild. Nella foto appare sereno, sembra che dica ciao, ma in realtà ci stava dicendo addio. Intenzionato ad abbandonare la vita moderna, Christopher decise di lanciarsi verso una vita selvaggia e contemplativa nel cuore dell'Alaska, una regione per nulla pericolosa, trovando presto rifugio nel famosissimo pulmino abbandonato Fairbanks 142. Nell'agosto del 1992, il 24enne trovò la morte ad accoglierlo. Non si sa bene come, ma è certo che lui ne fosse cosciente. Nella foto Christopher sembra tenere in mano solo un pezzo di carta, lo stesso su cui venne rinvenuto il suo messaggio d'addio. Ho avuto una vita felice e ringrazio il Signore, addio e che Dio vi benedica. Numero 9, la scarica di un fulmine. In condizioni normali, quindi senza un cappello di metallo e lontano da temporali, le possibilità di essere colpiti da un fulmine sono davvero davvero esigue, ma esigue non vuol dire inesistenti. Questi due ragazzi sono i fratelli Michael e Sean McKilken, rispettivamente di 18 e 12 anni, che nel 1975 a Morro Rock, California, trovarono molto divertenti le scariche elettrostatiche e l'effetto comico sui loro capelli tutti sparati in aria, prima che venissero effettivamente fulminati. Forse la sorella che scattava la foto perse troppo tempo col temporale in arrivo, forse i due ragazzi desideravano fare i cosplayer di Shazam. Fatto sta che il fulmine causò la morte di un altro escursionista e una serie di ustioni di terzo grado al piccolo Sean. Numero 8, David A. Johnston. Avete presente il film Dante's Peak, La furia della montagna? Pensavate che fosse un'americanata? Solo in parte. David Johnston è stato un geologo autorevole che insieme al Dipartimento Geologico degli Stati Uniti salvò migliaia di persone grazie al suo lavoro sul campo. In questa foto tutto sembra normale, ma nel giro di mezza giornata di lui non si sarebbe mai più saputo niente. Preceduta da alcune scosse telluriche, l'eruzione del Monte Sant'Elena a Washington del 1980 si abbatté devastante tutto intorno al cammino vulcanico. Johnston fece in tempo a comunicare col campo base «Vancouver, Vancouver, ci siamo!» Pochi secondi dopo il segnale venne perso e di Johnston non si ebbero più notizie. So I guess I had the realization right away that this was some kind of a tragedy. And on the one hand it was this huge, exciting and interesting magmatic eruption, and on the other hand I was pretty certain that something terrible had happened to Dave. La montagna gli franò addosso e i suoi resti non vennero mai trovati. Si presume che fosse vicino al punto Coldwater 2, praticamente il fulcro dell'esplosione. I think one of the things to put in perspective is that 234 square miles of that area of Washington were devastated by that blast. So 5.7 miles. Yeah. That was within that devastation zone, the blast zone. Numero 7, la figurina di Mark Jackson. Le figurine non sono tutte uguali, no? C'è quella rara, quella rarissima, quella che la trovi pure per terra, e poi c'è quella di Mark Jackson, cestista americano dei New York Knicks e successivamente allenatore dei Golden State. Figurina come tante altre? Sì, se non fosse che nella foto che lo ritrae, sulla sinistra, sono presenti i fratelli Lyle e Eric Menendez, che il 20 agosto del 1989, a causa degli abusi presumibilmente subiti, uccisero a colpi di pistola i loro facoltosi genitori. The brothers, who were thought to have it all, at times acting out, even going as far as robbing houses until they were caught. Infine, dopo qualche mese di vita da nababbi, i due fratelli furono incriminati l'8 marzo del 1990. So at the time, nothing seemed suspicious to you about them? No. But soon detectives shifted their focus. The brothers were out there spending money like it was water. E quella figurina vale quanto la fortuna della quale fecero man bassa. Numero 6, Ayano Tokumasu. Avete presente in Superman 2 quando il piccolo cretinetti cade nelle cascate del Niagara? Beh, non è che questa cosa non sia mai successa davvero. Certo, nessun kryptoniano è potuto intervenire. E guardiamo bene questa foto. Apparentemente è il solito scatto da turisti sommersi da altri turisti assiepati alle cascate del Niagara, ma fate attenzione alla donna in rosso. Non è quella di Matrix, e si chiamava Ayano Tokumasu, studentessa giapponese in interscambio negli USA. E se pensate, ma non è pericoloso, cioè rischia di farsi male. Avete ragione. Poco dopo lo scatto, la ragazza scivolò giù dal parapetto finendo travolta dalla corrente e spedita nel fragore delle Horseshoe Falls. People just go too far.
You know, I don't blame anything on the park. I just think people wanted to get that extra edge, get closer. And unfortunately, things happen. Numero 5, il fotografo di orsi. Non disturbate gli orsi, sono carri armati con i peli, non fotografateli. Ma scusami, neanche da lontano? No, nemmeno da lontano. L'ha scoperto a caro prezzo Darsh Patel, che pensando di non rischiare nulla ha scattato questa foto dell'urside da lontano. L'orso, però, si mise a inseguire Darsh e la sua combriccola di escursionisti, che fecero la cosa più sbagliata di sempre. Film horror docet, non bisogna dividersi. A scenic Sunday afternoon ended in horror when five hikers crossed paths with a 300-pound black bear that looked similar to this one. L'orso era ancora lì, accanito sul 22enne americano, quando la forestale fu costretta ad abbatterlo. We believe this bear was about 4 years old. It was not a tagged bear, meaning it had no history with the DEP. There was no research done on this bear that we know of. It had no previous incidents of aggression that would have called it to our attention. Ma a me viene da chiedermi, valeva la pena tutto sto rischio per questa foto? Numero 4, l'ultima foto di John Lennon. La morte si è presa l'ex membro dei Fab Four con un beffardo scherzo del destino. In questa famosissima foto di Paul Gorish, Lennon sta firmando un autografo, come solito fare, senza rendersi conto di aver appena letteralmente firmato la sua condanna a morte. Il tenero nerd pacioccone che guarda osannamente il suo idolo è infatti Mark David Chapman, l'uomo che qualche ora dopo porrà la parola fine alla vita dell'ex Beatles. Hard to get to write at first. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, is that all? Do you want anything else? 6 ore dopo, John Lennon e Yoko Ono uscivano fuori dal Dakota Building di New York e venne scritta una pagina della nostra storia che conferma ancora una volta che non viviamo in un mondo perfetto. So I called the Daily News. He said to me, you think you have what? And he said, Paul, are you sure that this is the man that you believe killed him? And I said, well, that's the man named Mark from Hawaii who was waiting out there all day with the album who got the autograph. Numero 3, BTK e le feste di laurea. Ma era un uomo per bene, salutava sempre. Certo, e come spesso accade, il primo segnale è che quell'uomo è un pazzo furioso. Dennis Rader, che qui vedete accanto a sua figlia alla cerimonia del diploma, era un uomo da bene, decano della sua chiesa, capo scout, pilastro della comunità. Ed era anche BTK, uno che prendeva, legava, torturava e uccideva gente per mero piacere sessuale. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, she's next. In circa 20 anni uccise 10 persone, quasi tutte nello stesso modo cruento. Nel 2005 gli inquirenti usarono il DNA di sua figlia per confermarne l'identità e condannarlo a 10 ergastoli. Carrie had graduated from K-State and while there had tests at health services, both a pap smear and a biopsy. Investigators traveled to Manhattan with a subpoena in hand for those smears. Her DNA, a direct match to DNA left at BTK crime scenes. La povera Carrie, 14 anni dopo, pubblicò un libro intitolato Figlia di un serial killer, la mia storia tra fede, amore e superamento. Mio Dio, non deve essere stato per niente facile per lei, ma proprio per niente. It's been like a cathartic process of having to go do really hard work and find those memories again of my father that I had lost and try to separate my dad back out as my dad and remove the BTK from it. Numero 2, Chris Kremers e Lisa Froon. Potrebbe sembrare una delle decine di foto di Instagram, quelle che pubblichiamo mentre siamo in vacanza, ma non è solo cieli azzurri e natura incontaminata, purtroppo. La ragazza nella foto è la 22enne olandese Lisa Froon, che si trovava in vacanza a Panama con l'amica 21enne Chris Kremers. Scattata la foto, le due partirono per un'escursione e non furono mai più trovate. Non vive, almeno. Perché 10 settimane dopo venne prima ritrovato uno zaino con dentro la macchina fotografica, poi una scarpa con dentro un piede e altre ossa sparse lungo le rive di un fiume che appartenevano alle ragazze. Ad oggi non v'è certezza su come siano andate le cose, un incidente, forse una strada sbagliata, una terza persona misteriosa. Ad ogni modo, come può accadere, dietro a foto e selfie allegri si possono nascondere misteri e lacrime. Poi non stupiamoci se ogni tanto spuntano sceneggiature pazzesche che tipo ti fanno storcere il naso dicendo ma non è credibile. No. Comunque, prima della nostra numero 1, ecco alcune angoscianti menzioni onorevoli.
prima di continuare a scattarvi selfie, se non volete che spunti, che ne so, Harry inferocito o la sottoscritta pronti a farvi a pezzi come in un qualsiasi film horror, cliccate su quella campanella. E alla numero 1 Tyler Hadley e il bicchiere rosso. Il ragazzo, pronto a giocare a beer pong qualche ora prima del party, aveva preso 3 pastiglie di estasi e ucciso i genitori a martellate. Dopo aver ripulito tutto, pubblicò su Facebook il classico «Ragazzi, devasta casa mia stasera!» e nel giro di poche ore 60 persone andarono a casa sua per festeggiare sulla scena di un duplice omicidio. Poi Hadley rivelò all'amico Michael Mendel gli eventi del pomeriggio. After he told me I didn't believe him because he's been my best friend forever, I would never suspect anything like this. And I was looking around, he told me if I look at enough I can see signs. I looked on the floor, I could see signs of blood. And that's when I went around back and looked in his parents' bedroom. Mendel, ovviamente sconvolto, scattò poi questa foto e in procinto di abbandonare la serata nascose le pastiglie che Tyler avrebbe poi usato per suicidarsi e infine chiamò la polizia. In Florida, non potendo condannare a morte i minorenni, venne processato per direttissima e condannato al carcere a vita. Nearly 3 years of pain and worry now starting to slowly subside with the stroke of a gavel. Siete sconvolti dalla nostra lista? Io decisamente sì, mamma mia che ansia. Quale di queste storie vi ha sconvolto di più? E direi che per questo video non servono minacce, tanto la solfa è sempre la stessa. Condividete il video e cliccate la campanella.